questa settimana con Maestri d'Italia, le grandi lezioni che stiamo offrendo come operazione risorgimento digitale agli studenti che faranno la maturità quest'anno, la maturità al tempo del Covid. Oggi parliamo di un tema che avremmo voluto affrontare anche prima, anzi avremmo voluto che ci proteggesse in qualche modo dal coronavirus, che è l'intelligenza artificiale. Se ne era tanto parlato l'anno scorso, all'inizio dell'anno, la grande novità tecnologica che ci doveva cambiare la vita. Alla fine è arrivato il coronavirus e ne abbiamo detto: dov'era l'intelligenza artificiale? Sta per entrare in gioco. Oggi ne parliamo con una delle grandi esperte mondiali di cui siamo orgogliosi come italiani, Rita Cucchiara. Leggo qui dalla sua biografia su Repubblica: professore ordinario di sistemi di elaborazione dell'informazione presso l'Università di Studi di Modena Reggio Emilia, conduce un laboratorio MG Lab e la AI Academy, dove si occupa di visione artificiale e deep learning, vanta più di 400 pubblicazioni, diceva la biografia, ma probabilmente sono diventate molte di più. Oggi andiamo a ragionare su come l'intelligenza artificiale può entrare in campo nella seconda fase, nella terza fase della nostra battaglia contro il coronavirus, naturalmente andando a spiegare intanto che cos'è davvero l'intelligenza artificiale. Rita Cucchiara, lezione per la maturità. A te, professoressa. Ok, intanto grazie mille, grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti gli studenti che devono un po' guardare queste cose, spero che possano essere di interesse per loro, anche perché ormai di intelligenza artificiale se ne sente parlare dappertutto, sembra che sia quella tecnologia magica, quella che abbiamo in Alexa o in Google a casa e che ci risponde al telefono. Per alcuni è anche una cosa diabolica che chissà ci farà perdere il lavoro. In realtà è davvero semplicemente una tecnologia dell'informatica che noi studiamo da tanti anni, io ahimè da più di 30 anni, e quindi oggi vi vorrei parlare un pochino di che cos'è l'AI, l'intelligenza artificiale, e soprattutto dal punto di vista della sicurezza per l'uomo. Sono un dato economico, io non sono un esperto economista, però se voi leggete, o almeno leggevate quello che si diceva fino a un anno fa, si diceva che effettivamente da qua al 2030 si aspetta che possa cambiare il mondo dal punto di vista economico, arrivando fino ad aumentare il mercato mondiale di 16 milioni di miliardi di dollari fra 10 anni. Ovviamente con il Covid cambierà tutto, quindi anche questi numeri saranno diversi, però certo vuol dire che l'AI in qualche modo cambierà davvero, sta cambiando la nostra vita. Parto da un'immagine antica ed un'immagine moderna. Se voi leggete un po' i libri di storia su quello che riguarda l'AI o avete per caso visto dei Imitation Game, il film su Alan Turing, tutti ormai sanno che l'AI è iniziato ad essere studiata subito dopo la guerra nel 1956 all'MIT da un gruppo di professori che poi ne hanno fatto la storia, come Marvin Minsky, che vedete qua sulla sinistra, che è stato uno dei primi a studiare sia l'AI che la robotica. Però se allora l'AI era in qualche modo soltanto pensata, adesso invece è fatta. Quello che vedete sulla destra sono i robot di Google che stanno imparando da soli a fare del picking and placing, quindi del grasping di oggetti. Perché dico che il mondo è completamente cambiato nel mondo dell'AI? Perché se negli anni 50, anche nella fine degli anni 80, quando li ho iniziato a studiare io, l'AI doveva essere un gioco di imitazione dell'essere umano, adesso stiamo andando in una direzione diversa, cioè quella di non per forza copiare come fa l'uomo per imparare. Per esempio, in questi robot che avete visto, è vero, stanno imparando dai loro errori, però comunicano tra di loro, è come se avessero un cervello condiviso per poter imparare contemporaneamente tutto quello che fanno nello stesso modo. Quindi adesso diciamo tre o quattro parole per raccontarvi un po' che cos'è l'AI. Io uso sempre una definizione, tra l'altro lo uso anche a lezione all'università, però è la definizione che mi piace di più, perché è quella che è stata presentata nell'aprile del 2018 dalla comunità europea, che dice semplicemente che intanto l'AI, guardate qua non c'è più la parola uomo, non dobbiamo fare una copia dell'uomo, ma sono dei sistemi che analizzano l'ambiente, hanno dei comportamenti intelligenti e intraprendono azioni. Cosa vuol dire tutto questo? Beh, la prima cosa è che l'intelligenza artificiale, ripeto, un insieme di software fatto con delle tecnologie moderne, di cui adesso vi racconterò, è dotata di capacità percettive. Forse una delle cose che riesce a fare meglio l'AI, riconoscere il linguaggio dell'uomo, vedere all'esterno, che ne so, se è un'azione da gol oppure invece è un fallo, avere la percezione tattile, come avete visto prima dai robot, ma anche parlare con l'internet delle cose, fino a riconoscere tutti i dati sociali e anche le emozioni. E non solo, come fa a lavorare su questi dati percettivi, cioè sui sensi che non sono soltanto i nostri ma anche degli altri,
è capace di ragionare, di pianificare, ma soprattutto, grande novità degli ultimi 10 anni, finalmente riesce anche ad apprendere. La grande sfida per cui adesso tante volte si parla, si usano come sinonimi la parola AI e la parola machine learning, apprendimento automatico, anche se in realtà non lo sono, è che i sistemi di intelligenza artificiale adesso hanno imparato ad apprendere dai dati, attraverso soprattutto un meccanismo, ormai il nome forse l'avrete sentito in giro, che si chiama Deep Learning, che vuol dire apprendimento profondo, non perché sia particolarmente profondo dal punto di vista intellettivo, ma semplicemente perché è fatto con tanti livelli profondi di reti neurali che assomigliano un po' ai nostri neuroni, ma sono molto più semplici, per poter ottimizzare quello che imparano dai dati. L'intelligenza artificiale è capace di far questo, utilizza poi anche la logica, cioè quindi sillogismi come quelli di Aristotele. Io lezione, giusto per fare una vostra predizione, se verrete mai a fare ingegneria informatica ritroverete qualcosa sulla filosofia e sul sillogismo aristotelico. Si parla di pianificazione, si parla di spiegabilità, e poi l'altra cosa importante è che adesso l'AI funziona anche per compilazioni, cioè per lavorare con un certo grado di autonomia nella robotica, nella guida autonoma, negli oggetti mobili, oppure nelle azioni anche software, come ad esempio i sistemi di raccomandazione che ben conosciamo da Google e da tutto il resto. Vabbè, perché vi ho raccontato questo? Perché l'AI sta diventando un insieme di tecnologie. Nelle nuove definizioni non c'è l'uomo, ma in realtà l'uomo è davvero al centro. E questa è soprattutto la sfida europea. La sfida dell'Europa, io qua vi ho messo anche un link, così se per caso lo riguardate potete anche cliccarci sopra. In questo link che vedete, rimetto il mio video. Quello che vedete è che l'intelligenza artificiale in Europa è naturalmente nata e studiata per poter lavorare con l'uomo. E infatti tutto quello che viene fatto adesso nasce naturalmente da questa parte. Cosa vuol dire lavorare per l'uomo? Vuol dire che voi trovate algoritmi di AI nei robot, li trovate nei sistemi di raccomandazione tipo nell'e-commerce, quando andate a comprare qualcosa su Amazon o su vestiti che potete comprare su Zalando, li trovate nelle auto, li trovate nelle case, ma noi cerchiamo di lavorare davvero per l'uomo. 3 cose, cosa ci serve per fare intelligenza artificiale? 3 ingredienti fondamentali. Ingrediente numero 1, i dati. I dati sono importantissimi. Senza i dati le reti neurali non imparano, e non solo naturalmente hanno bisogno di dati, ma per quello che adesso si chiama intelligenza artificiale supervisionata abbiamo bisogno dell'essere umano che ci dica se questi dati sono corretti o non sono corretti. I dati possono essere i famosi volti che vedete su internet, sapete bene quanto Facebook e quanto tutti i nostri smartphone riescono a riconoscere il volto, perché hanno imparato da milioni di volti che sono sulla rete, imparano dai dati dai dati economici, dai dati che troviamo in giro, ma imparano per esempio anche moltissimo dai video. Qua ho messo un video che forse voi non conoscete se siete più giovani, ma magari conoscono le vostre mamme, che è Il diavolo veste Prada, non solo perché noi lo utilizziamo per analizzare i dati dei video con l'intelligenza artificiale, ma perché mi ricorda sempre che in questa scena, che forse qualcuno di voi ha visto, Miranda, quella davanti, non si ricorda il volto delle persone e ha imposto alle 2 assistenti di imparare a memoria un grande catalogo di immagini con i nomi di fianco. Ecco, questo è quello che fa l'intelligenza artificiale: impara da dati e con la soluzione di fianco. Attraverso che cosa? Attraverso degli algoritmi. Ormai tutti, diciamo, i ragazzi a scuola superiore sanno perfettamente che cosa sono gli algoritmi, un insieme di regole che servono e che possono essere replicati al calcolatore. Nel caso delle AI, in particolare delle reti neurali profondi, gli algoritmi sono molto semplici, sono milioni o centinaia di milioni di somme di prodotti fatte all'interno di queste cellule tonde, che sono altro che sono i neuroni, che collegati assieme poi piano piano fanno delle inferenze e riescono a capire qualcosa. Per esempio, da queste immagini si riesce a capire
capire se è un tumore oppure se è un'immagine normale, o da questa immagine si riesce a trasformare questa immagine in un'immagine che sia visibile per un auto autonomo, o in questo un segnale audio che diventi una parola. Per fare gli algoritmi ci vogliono gli esseri umani e bisogna conoscere moltissimo la matematica, perché poterle fare tutto questo bisogna trovare una formula, una equazione di misura che sia derivabile, lo dico per chi sta facendo il liceo scientifico e sa bene cosa vuol dire, perché affinché per ottimizzare tutti i pesi che ci sono qua all'interno noi dobbiamo derivare delle funzioni di costo per ottenere un'ottimizzazione, e per far questo ci vogliono centinaia di ore di calcolo. Non basta un computer semplice, non basta uno smartphone, ma ci servono dei supercalcolatori molto spesso, perché per poter rendere queste nuove reti neurali capaci di apprendere qualcosa hanno bisogno talmente tante quantità di dati, ma talmente tante ore di elaborazione, che per fortuna ci riusciamo a fare soltanto perché abbiamo delle macchine potenti. E su questo dobbiamo dire che in Italia siamo molto fortunati, perché abbiamo queste macchine potenti. Forse l'avrete letto o guardato su internet, andate a guardare che cosa succede al Cineca, che è il nostro centro di supercalcolo italiano, che recentemente ha vinto il grande progetto europeo Leonardo, il grande supercalcolatore che inizierà ad essere costruito più o meno alla fine di quest'anno, se tutto va bene. Adesso in questi giorni, proprio la settimana scorsa, ha iniziato a funzionare il Marconi V100. Tanto per dare un'idea, molti ragazzi conoscono che cos'è una GPU Nvidia, perché la usano per i videogiochi. Sul Marconi V100, che è quello più piccolo che adesso utilizziamo, ce ne sono 3920. Sul prossimo Leonardo, che speriamo sia pronto in un anno e mezzo, ce ne saranno più di 10.000, per ottenere un picco di calcolo che è di 150 petaflop al secondo. Se un giga è un miliardo, un tera sono mille miliardi, un peta sono miliardi di miliardi di funzioni al secondo, capaci di essere fatte da questi calcolatori. E questi ci servono, e noi ci lavoriamo tantissimo a Modena, all'Unimore, assieme anche di Nvidia direttamente, dove abbiamo un laboratorio assieme, perché ci servono per poter lavorare su tutto questo. Bene, grande introduzione, non so quanto sia stata esaustiva, però sull'intelligenza artificiale, ma ormai se ne leggono tante, poi sono pronta anche a rispondere alle vostre domande. Però adesso, seconda parte, che cosa ci possiamo fare per la sicurezza dell'uomo? Questa è un'immagine che mi piacerebbe rivedere domattina, ma forse per un po' non rivedremo, che è un'immagine di una maratona. E quando si parla di sicurezza dell'uomo, si parla di rendere l'uomo sicuro e rendere anche l'uomo, con una certa consapevolezza di sicurezza. Gli americani, la lingua anglosassone, hanno due termini, che è safety e security. Security è la sicurezza contro un crimine, contro qualcosa che arriva dall'esterno. La safety, invece, è la sicurezza di se stesso e la consapevolezza di poter stare bene. Quando si fa la maratona ci saranno entrambi. Non so se vi ricorderete, nel 2013 ci fu un grande attacco terroristico ad una maratona, dove tra l'altro i primi algoritmi di intelligenza artificiale furono utilizzati per analizzare i dati, e quindi si parlava di sicurezza dell'individuo contro attacchi terroristici, contro altri aspetti di questo tipo. E prima ancora, quando si parlava di sicurezza, soprattutto nel mondo, ripeto, anglosassone, si legava la parola sicurezza soltanto a un problema di difesa, alla guerra. Adesso sempre di più sicurezza è la sicurezza dell'uomo, del singolo. Io ho fatto qua una lista di quello che secondo gli studi che ci sono in tutto il mondo e anche in Europa, si intende per sicurezza, e quello che l'AI, l'intelligenza artificiale, può fare per la sicurezza. Sicuramente sicurezza economica, sicurezza alimentare, per la sostenibilità dell'ambiente, queste sono cose importanti, ma ovviamente in un mondo del Covid la cosa più importante adesso è la sicurezza della nostra salute e la sicurezza personale, sia sicurezza fisica nei confronti appunto di attacchi criminali, terrorismo, oppure dell'uso di droga, ma anche degli incidenti, del traffico o di attacchi esterni, ma anche sicurezza nel momento in cui noi andiamo in giro per le strade e vogliamo essere sicuri da non rimanere infetti per qualsiasi motivo. Oltre a questo, oltre a sicurezza personale, ci sono la sicurezza della comunità, di mantenimento della nostra cultura,
sicurezza politica, ma questi sono i termini che normalmente si utilizzano. Io ho aggiunto anche la sicurezza dell'integrità dell'individuo e quindi della nostra privacy, della nostra dati, la sicurezza dei nostri dati digitali, quindi tutto il mondo della cyber security, e per finire anche la sicurezza dell'intelligenza artificiale, che deve essere sicura e non deve essere imbrogliata né da dati e in quello che spesso si chiama il dual use, il doppio uso dell'intelligenza artificiale. Ecco, vi vorrei fare qualche esempio, non posso parlare di tutti questi perché sono 10, ci dovrei mettere ore e ore, io faccio, insomma, abbiamo corsi all'università su questo, su cui ne parliamo, però innanzitutto partiamo, diciamo, una sola cosa sulla sicurezza dell'economia più che la sicurezza economica. In realtà questo, diciamo, l'AI è utilizzatissimo nel mondo delle banche, nel mondo delle assicurazioni, per analizzare i dati. Ogni tanto mi capita di citare un sistema veramente fantastico che è stato fatto dalla JP Morgan qualche 2-3 anni fa, che si chiama COIN, che vuol dire Contract Intelligence, che effettivamente è stato utilizzato per poter leggere un'enorme quantità di dati. Insomma, le pubblicità di COIN, anche se non sappiamo come è fatta all'interno, ci dice che in pochi secondi riesce a leggere un numero di contratti pari a quello che gli avvocati riescono a fare circa in 360.000 ore di lavoro. Ci credo perfettamente, perché diciamo, elaborare dati testuali è molto facile per i sistemi di AI, e che effettivamente viene utilizzato non soltanto per la sicurezza economica, ma anche per poter analizzare tutti i dati possibili di tipo testuale. Però sicurezza ambientale, sicurezza, la sostenibilità ambientale è importantissima, e forse fino a prima del periodo del Covid era uno dei problemi, e lo sarà di nuovo, spero, uno dei problemi importanti per il nostro paese e per il nostro mondo, cioè quello di riuscire a utilizzare questi sistemi per la sicurezza dell'ambiente. Per esempio, in ambito sono utilizzati moltissimo per l'analisi dei dati meteorologici, che prima venivano fatti soprattutto diciamo, in tutta Europa. Questa è un'immagine che viene da un centro di Cambridge molto importante sull'Hurricane Florence, che qualche anno fa ha semidistrutto le coste americane. Però adesso, tra l'altro, cosa importante, che uno degli effetti benefici della Brexit è che il più grosso centro di analisi di dati meteorologici europei è finito a Bologna, è finito in Italia, e quindi su questo siamo piuttosto orgogliosi. Vabbè, questo è il discorso della sicurezza ambientale, però adesso devo parlarvi un po' della sicurezza della salute, che è sicuramente uno degli aspetti ora più critici e che è sulla bocca di tutti, ed è praticamente, lo ritrovate in tutti i telegiornali, su internet, dappertutto. Che cosa si può fare con l'AI? Da sempre si elaborano immagini. Queste sono immagini diciamo, che a me sono care, perché io da circa 15 anni nei laboratori, diciamo, e soprattutto adesso anche tanti miei colleghi fanno analisi di immagini. Queste sono piuttosto brutte da vedere, ma sono dei nei o dei nevi, che sappiamo essere tumori benigni, ma che in alcuni casi, come quelli sopra, diventano tumori diciamo, maligni, e che possono essere in qualche modo riconosciute adesso molto meglio da reti neurali come quelle che avete visto. Vi faccio vedere questo perché sono casi semplici su cui ci sta lavorando più o meno tutto il mondo, mentre certamente è più difficile lavorare su dati diversi, come i dati radiologici, che possono servire per esempio per il riconoscimento della polmonite. Sapete che sapete, forse l'avrete letto, che Alibaba ha fatto, Alibaba è una delle più grandi aziende al mondo che si occupa di intelligenza artificiale ed è cinese, ha fatto la pubblicità dei nuovi sistemi che hanno utilizzato per il riconoscimento automatico di immagini del coronavirus, e che sono stati utilizzati. Questi dati che vedete ormai sono stati utilizzati, testati moltissimo in Cina, su ospedali cinesi. In realtà, diciamo, da quel che leggo, da quello che so, sono state analizzate già 300.000 immagini in Cina, provenienti da più di 180 ospedali asiatici. Questi dati li conosco, diciamo, direttamente, perché conosco, ho la fortuna di conoscere i direttori dei laboratori di AI che sono in Israele e che sono anche in Cina e anche a Seattle, e quindi abbiamo avuto la possibilità di vedere questi dati, questi algoritmi, che purtroppo non possono essere utilizzati direttamente nei nostri dati italiani, perché effettivamente sono di tipo diverso anche le macchine, però che sono state utilizzate. Perché vi dico questo? Perché io
penso veramente che noi dovremmo lavorare in modo molto coordinato per poter lavorare anche su questi dati e complice al Covid finalmente ci stiamo in qualche modo riuscendo. L'Italia e l'Europa non erano preparati, non lo era neanche la Cina ad una situazione di questo tipo, però finalmente adesso, grazie anche a tutte le task force che si stanno facendo in Italia, si inizia a collaborare. Per esempio l'Istituto Superiore di Sanità è molto interessato ad applicare le tecnologie AI non solo per il Covid ma anche per gli altri, e adesso si sta iniziando a lavorare assieme, Istituto di Sanità, Superiore di Sanità, la nostra comunità italiana di chi si occupa di intelligenza artificiale e i medici radiologi, la società italiana di radiologia medica, per vedere di poter fare delle sperimentazioni comuni che ci serviranno non tanto per la diagnosi, che magari riescono a farla anche i medici perfettamente, ma anche e soprattutto per fare analisi quantitative, mettendo assieme sia immagini come queste, tutti i dati delle anamnesi e anche i genotipi di chi purtroppo ha contratto questo tipo di malattia, per poter avere delle informazioni su come potremmo utilizzare i farmaci al meglio per poterlo utilizzare. La salute non è soltanto Covid, per fortuna, l'AI si utilizza ormai molto in ausilio, per esempio alla surgery, alla chirurgia. Questo che vedete è uno dei robot più famosi, che si chiama Da Vinci, che viene utilizzato già anche in Italia per aiutare i medici nelle fasi della chirurgia, e che utilizza tantissimi algoritmi di AI ormai abbastanza consolidati, per esempio per capire dove fare delle suture e per aiutare i medici. Parlo di questo, ma vorrei parlarvi in questi ultimi 4-5 minuti di un altro aspetto importante che riguarda la sicurezza dell'individuo, cioè la sicurezza fisica, la possibilità di riconoscere dove sono le persone, che cosa stanno facendo. Vi parlo soprattutto della parte di visione artificiale perché è un po' il mio campo, ma chiaramente questo si applica poi ai dati di tutti i tipi. Il fatto è che ormai siamo talmente tanto abituati a vedere immagini che non ci accorgiamo più del fatto che siamo abituati a vedere immagini perché abbiamo telecamere ovunque, abbiamo telecamere sui cellulari, abbiamo telecamere sui nostri caschi, ovunque in giro sui droni, sulle macchine, in giro per le case e addirittura sugli occhiali. E quindi con questo effettivamente le quantità di immagini che si possono elaborare sono tante. E che cosa possiamo fare adesso abbastanza bene? Questo è un video che vi faccio vedere in anteprima perché l'abbiamo sviluppato in laboratorio la settimana fa, praticamente è proprio una cosa fresca. In realtà è un lavoro che stiamo facendo da parecchi anni, però stiamo cercando di capire come possiamo valutare il livello di sicurezza di ambienti, come saranno i parchi o altre parti, nel momento in cui le persone finalmente potranno iniziare ad andare in giro. Davvero abbiamo intenzione di sperimentarlo in giro per l'Italia in tempi brevissimi, perché è un software su cui abbiamo un po' di consapevolezza di come funziona, e soprattutto è made in Italy, l'abbiamo sviluppato in Italia, anche se è stato dell'arte dal punto di vista scientifico. Vi racconto solo come funziona in un attimo, giusto per farvi vedere. Questo è quello che facevamo 5-6 anni fa, l'abbiamo fatto prima dell'Expo a Milano per vedere se persone giravano assieme in gruppi. Se non so se ci vedete, però sbagliavo un po' ogni tanto per trovare le persone o altro, perché non era ben addestrato, si utilizzavano degli algoritmi un pochino meno sofisticati di adesso. Adesso invece riusciamo a fare cose di questo tipo, non solo riuscire a riconoscere dove sono le persone, ma anche riconoscere i giunti, dove la testa, dove sono le mani, come camminano, come si lo stiamo utilizzando per esempio anche per analizzare i dati sportivi. E la cosa che mi fa, che mi rende particolarmente orgogliosa di questo, è che per noi, per imparare su questi tipi di dati, abbiamo voluto usare un approccio europeo che fosse compatibile con la privacy. E che cosa abbiamo usato quindi? Abbiamo usato cose che i ragazzi conoscono bene, abbiamo usato i videogiochi come quello che vedete adesso, che molti di voi conoscete, o come soprattutto GTA, per addestrare le reti a riconoscere il mondo 3D. E quindi possiamo riconoscere abbastanza bene che cosa sta e funziona, e tutto questo inizia davvero a funzionare. Io vorrei fermarmi, anche se sulla sicurezza mi piacerebbe raccontarvi tante cose, e soprattutto, come vi dicevo all'inizio, pensare che non è soltanto l'intelligenza artificiale per la sicurezza dell'uomo, ma adesso l'uomo si deve anche preoccupare della sicurezza dell'intelligenza
l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale può creare fake news, può creare fake news sia di tipo visuale, sia di tipo audio, sia di tipo immagini, e noi dobbiamo creare degli algoritmi intelligenti sempre più sofisticati per poter capire quando l'intelligenza artificiale sbaglia o quando l'intelligenza artificiale in modo consapevole sta sbagliando. E tutto questo perché? Perché con questa immagine io concludo, perché io penso che sempre di più nel prossimo futuro, ma il futuro adesso non è tanto lontano, noi dovremo imparare a convivere con l'intelligenza artificiale, sia questa hardware sia software, che diventi sempre più umana e con cui io spero che non solo io, perché ormai insomma da 30 anni ho già dato, ma soprattutto voi, le nostre prossime generazioni potranno fare tanto. Io con questo mi fermo, aspetto un po', chiudo se volete. Brava. Grazie professoressa, grazie mille. Allora chiudiamo la presentazione, ritorna al pieno schermo che non ti abbiamo ancora vista. Scusatemi se non mi vedevate, adesso ci sono. Ora ci siamo. E sei dove esattamente? Sono a casa mia, dentro la mia torre d'avorio, sono a Modena, non so se si vede fuori che c'è la ghirlandina che si vede, è da circa un mese che io lavoro qua 10 ore al giorno perché faccio lezione, lavoro con i miei dottorandi, lavoro con le aziende, leggo internet, leggo qualche libro, poi intanto scendo il piano di sotto dove ho i miei figli che stanno lavorando, mio marito pure, siamo chiusi qua dentro. Le università hanno continuato a lavorare? Sì, noi lavoriamo al 100%, adesso in realtà stiamo tutti a casa, ogni tanto quando i nostri calcolatori si fermano andiamo a riaccenderli, però si riesce a lavorare in remoto. Per quella cosa che vi ho fatto vedere, abbiamo avuto il permesso dal nostro dipartimento di riaprire i laboratori, quindi in questo momento in 3 in 4 stanno facendo funzionare il sistema, però il problema sarà fare esami, stare a lavorare, però guarda, faccio lezione proprio di queste cose che ho fatto vedere in questo momento 2 volte a settimana, ho 100 studenti che fanno i loro esercizi, e mi tirano qualche accidente. Abbiamo resistito. Senti, fermiamoci un attimo, abbiamo ancora 5-6 minuti, il progetto che hai presentato, hai detto che è stato dell'arte della tecnologia anche se è stato fatto in Italia, anzi, proprio sì, perché no? È stato fatto in Italia, al contrario. Sì, certamente, io adesso sono, si parla sempre male in Italia, ma nell'ambito dell'intelligenza artificiale, insomma, siamo piuttosto bravi, non tanto io quanto tutta la comunità, e siamo veramente in tanti. In questo caso, questo algoritmo che dovremmo presentare fra un mese a Seattle alla più grossa conferenza mondiale, che si chiama Computer Vision Pattern Recognition, CVPR, che è fatta quest'anno proprio da Google e da Amazon a Seattle e che sarà fatta in modo remoto, batte dal punto di vista della precisione tutti gli algoritmi che ci sono al mondo. Poi magari fra un mese ce ne saranno di quelli migliori, però intanto... Allora, fermiamoci un attimo. Hai detto che lo vedremo all'opera in Italia, cioè hai presentato il progetto al governo. Come funziona? Cioè, perché si parla molto adesso di fase 2, di fase 3, e si parla molto dell'app Immuni che sta per arrivare. Questa è un'altra cosa? Io non l'ho presentato al governo perché non sono un'azienda ancora, siamo università. Lo stiamo testando qua, diciamo, sia in Comune di Modena, lo testeremo in Regione e lo regalerò al governo se funziona, e spero proprio di sì nei prossimi giorni. Davvero lo volevo dire perché magari non funzionerà del tutto e quindi il governo ne sceglierà qualcos'altro, però è una tecnologia che penso che sicuramente sarà utilizzata. Però è una tecnologia che serve in sostanza a determinare la percentuale di rischio nella vicinanza fra le persone o a monitorare il comportamento delle persone? Cosa delle due cose fa? Io non voglio monitorare il comportamento di nessuno perché le persone sono libere di fare quello che vogliono. Noi riusciamo a vedere perfettamente le distanze precise sul piano terra o anche la distanza tra le facce, vedere quanto se una persona sta parlando, si muove, tutto il resto. E questi dati, assieme ai medici, li stiamo guardando per creare dei livelli di rischio, da una parte per dirti un bip, guarda sei troppo vicino, spostati per favore, ma anche per poter verificare poi dal punto di vista statistico se è conveniente, che ne so, aprire un parco, fare un concerto, iniziare a lavorare. Sono tecnologie che in qualche modo si sta guardando a livello in tutta Italia e noi speriamo che le possa utilizzare anche il governo italiano. Lo stava facendo anche l'Istituto Italiano di Tecnologia, lo stiamo facendo veramente in tanti in Italia. Senti, perché l'intelligenza artificiale non ci ha aiutato a prepararci al coronavirus? Oppure ci avevate avvisato e non ce ne siamo accorti? Io ogni tanto parlo con un tuo collega di Boston che si chiama Alessandro Vespignani, che ha messo su un centro che analizza anche, credo, con degli algoritmi, fa delle previsioni sull'andamento delle epidemie. Ce l'avevate detto e non ce ne siamo accorti o l'intelligenza artificiale non è servita?
ho paura che l'intelligenza artificiale non sia ancora pronta e non sia servita. In realtà fa delle previsioni, diciamo, e chiaramente sono previsioni statistiche che devono poi essere date ai decisori, quindi io purtroppo non ho questa competenza per sapere se quanto alcune informazioni erano già presenti, però dobbiamo aspettare qualche anno per renderle sicure nell'analisi di tutti i dati, che le piccole correlazioni tra i dati che ci sono. In alcuni casi lo sono davvero, sono state previste per esempio le elezioni in molti paesi del Sud America, Stati Uniti lo guardano benissimo. Probabilmente il Covid che arrivasse in questo momento così, così forte non era prevedibile, non eravamo ancora pronti per farlo. Senti, una delle cose di cui si parlava molto a proposito di intelligenza artificiale prima di questa epidemia erano i timori che ci fossero quasi un pregiudizio degli algoritmi. Cioè l'intelligenza artificiale, ce l'hai spiegato, non è neutrale. A seconda di come scrive gli algoritmi può avere anche dei pregiudizi, no? Può avere dei pregiudizi razziali, sociali, o penalizzare i più deboli, a volte si dice. Questa cosa come si risolve? Si risolve con una trasparenza degli algoritmi? Cioè, qual è la soluzione? Sì, uno degli argomenti più importanti in Europa è quello di cercare di realizzare gli algoritmi che siano affidabili, trasparenti, nel senso che possiamo capire con che dati sono stati addestrati e che possano in qualche modo dare una spiegazione. Noi, se utilizziamo un algoritmo anche solo per sapere se dobbiamo operarci ad un dente senza derivare una Covid e non sappiamo su quali dati sono addestrati, non possiamo fidarci. Così non possiamo fidare se ad esempio un algoritmo come quello che stiamo facendo l'avessi addestrato solo sulle donne, non solo sugli uomini, e quindi riuscisse a trovare magari soltanto le correlazioni tra le persone anziane, non tra i bambini. Dobbiamo sapere come sono stati verificati, addestrati, e su questo, lo dico per chi magari deve studiare questo, c'è un bellissimo white paper che è stato scritto in febbraio dalla comunità europea, che indica proprio, si chiama proprio White Paper on AI, che è stato licenziato dalla comunità europea alla fine di febbraio di quest'anno, che indica quali dovranno essere le prerogative dal punto di vista normativo per dare un timbro all'intelligenza artificiale europea. Ci dobbiamo davvero lavorare in fretta, però. Senti, c'è un tema di fiducia e di diffidenza nei confronti della tecnologia. Adesso non è il tuo campo, perché stiamo parlando del tracciamento dei contagi, quindi di questa app che in Italia si chiamerà Immuni, che vedremo credo tra un mese, però lì c'è anche un tema di fiducia. Cioè, questa app è davvero efficace se il 60-65% delle persone la scaricano e la usano. Come si guadagna la fiducia delle persone? Come la tecnologia si guadagna la fiducia delle persone? Da una parte potremmo dire, noi siamo italiani, non lo faremo mai, metteremo dei dati sbagliati, però io non ci credo, perché io credo che noi siamo molto ma molto più seri di quanto il mondo non creda che noi siamo, e si convince le persone quando si vedono che le cose funzionano, e quindi io sono molto ottimista su questo, perché quando vedremo che la tecnologia ci può davvero aiutare, in realtà lo stiamo già vedendo, perché tutto quello che viene utilizzato fino adesso, anche tutte le informazioni statistiche derivano dal fatto che la tecnologia informatica, pensate, se non avessimo avuto internet sarebbe fermato tutto, non avremmo potuto fare niente. Quindi quando si inizierà a vedere, ci sarà un feedback, una retroazione positiva, che questo serve, le persone inizieranno sicuramente a mettere dentro i dati. Io su questo sono molto più ottimista di quanto non lo siano certe persone di cui si legge sempre sui giornali, che devono essere solo catastrofiste. Sì, non ti vedo affatto catastrofista, infatti. Senti, no. c'è un blog che in questo periodo di quarantena moltissimi stanno facendo tante iniziative per raccontare quello che facciamo e quello che faremo. Uno di quelli più interessanti si chiama Appena Torno. Le persone scrivono cosa faranno appena torneremo. Qual è la prima cosa che farai? Andare all'isola d'Elba, l'ho scritto su Appena Torno Elba. Hai fatto Appena Torno, non lo sapevo. Grazie a Dio, perché ho assolutamente bisogno di vedere il mio mare dove vado di solito, ne ho un bisogno estremo. Senti, prima ci sarà l'esame di maturità, mi racconti qualcosa del tuo esame di maturità e diamo un consiglio ai ragazzi che faranno questa maturità. Sì, vabbè, è bellissima questa. Anche perché tu hai fatto una scelta che non è così comune per le donne. Non ci sono tante donne che fanno ingegneria e poi studiano intelligenza artificiale. L'avevi già deciso quando hai fatto la maturità? Vabbè. No, assolutamente, io ho fatto il liceo classico, volevo fare l'archeologa, eccetera, però a fare il liceo classico poi mi sono accorta che a me piaceva la logica, piaceva la matematica, non tanto, non sapevo la fisica.
il mio esame di maturità è stato, tra l'altro io ho portato fisica al liceo classico, quindi una sfida pazzesca, fisica e filosofia, me lo ricordo bene, ci portavano due materie, però insomma è andata anche piuttosto bene, non ero il top della classe perché il liceo in latino e greco insomma mi interessava un po' così. Però il mio professore di matematica mi ha detto, mi ha scritto una lettera bellissima che ho ancora, che mi ha detto punta su, non andare solo, non voler solo fare il professore, anche con tutto il rispetto dei professori delle scuole superiori che sono, diciamo, sono degli eroi, però punta più in alto. Io ho pensato così era la cosa più difficile che c'era da fare, ma ingegneria elettronica, non sapevo neanche cosa fosse, e quindi ho detto vado a quella direzione. Poi ingegneria elettronica, sono spostata in ingegneria informatica, ho fatto il dottorato, ho visto le reti neurali, ho studiato un po' a Londra un pochino, giusto perché in quel momento iniziavano ad andare di moda ma non funzionavano, e poi ho continuato così. È un settore dove ovviamente anche per donne, cioè, è scontato dirlo, no? Ovviamente sì. Devo fare l'appello, ragazze, venite a fare ingegneria, venite a fare informatica. Non capisco perché continua a essere soltanto il 15-20%. Adesso non voglio dire che siamo più intelligenti, perché non è proprio così. Però le ragazze, beh, insomma. Però mia figlia direbbe che siete più intelligenti, me lo ripete sempre. Insomma, non l'ho detto per gentilezza nei tuoi confronti. Però in realtà, diciamo, questi studi che vanno tra l'informatica, la logica, le neuroscienze, la matematica sono assolutamente creativi, non sono soltanto dei beceri calcoli. E quindi venite che vi aspettiamo, abbiamo molto da fare per tutte le donne digitali. Bene, è stata una meraviglia ascoltarti sul tema dell'intelligenza artificiale, fare questa lezione su da dove viene, che cos'è, ma anche capire le applicazioni che possono avere adesso nella battaglia che facciamo contro il Covid. Grazie davvero a Rita Cucchiara, grazie per il lavoro che fai sempre da ricercatrice in aula e oggi per il tempo che ci hai dedicato per questa lezione. Speriamo di rivederci presto. Io non credo che gli eventi dal vivo per il 2020 non se ne faranno, però nel 2021 saremo qua, ci troveremo il modo di incontrarci e sicuramente dal tuo laboratorio verranno delle cose bellissime. Grazie. Vabbè, ciao, ci vediamo all'inizio di gennaio 2021. Allora, per Maestri d'Italia questa settimana finisce qua, ci vediamo lunedì con Telmo Pievani, riparliamo ancora di scienza e poi c'è un programma settimanale prossima bellissimo. Grazie a Rita Cucchiara, grazie a voi che ci avete seguito. Ciao. Grazie.